Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale. Oggi come vedete una nuova bestia da gara. Oggi montiamo il set numero 42096, la Porsche 911 SRSR. Oggi c'è una novità, non sarò solo a montare questo set, ci sarà un amico, un collega di YouTube che mi affiancherà nel montaggio, ma non vi svelo niente perché comparirà tra poco da qualche parte, no? Vediamo un attimo da dove esce. Intanto vi faccio vedere la scatola che, come vedete, per come la Ecto 1 che abbiamo montato nel video precedente, ve lo lascio qui. Anche questa non scherza a dimensioni, è bella ignorante, diciamo così. Scatola, come vedete, anche questa è dettagliatissima, è piena di adesivi, che cosa che ci piace tantissimo. C'è chi li gradisce e chi no, chi preferisce i pezzi serigrafati, chi preferisce gli adesivi. Io preferisco sia i pezzi serigrafati che gli adesivi. Comunque, qui ci sono un po' di specifiche della macchina, c'è il motore a 6 cilindri, vedete che è pieno di dettagli anche qui l'abitacolo interno è pieno di adesivi molto belli. E niente, io direi di attendere l'ospite che ho oggi nel canale e poi di fare insieme l'unboxing della scatola. Ma come tutti i canali YouTube che si rispettano... Vi introduco l'ospite che c'è con me oggi in questo video. Ospite, prego ospite. Eccoci qua, ho pure sbattuto, perché lui entra con la scatola, io entro con la sedia, perché siamo poveri, l'ho portata alla casa. Ciao! Allora, eccoci qua. Allora, che vogliamo fare? Ci presentiamo? Vuoi presentarti da solo, vuoi che ti faccio qualche domanda? Io intervistavo te, vabbè. Comunque, sì, sono Luca del canale Functional for Life. E niente, link in descrizione al canale. Piace, scrivi. Ti lascio l'onore di aprire questa scatola che monteremo insieme. Quindi faccio anche una reaction a questa cosa. Allora, taglierino tattico. A vederla sembra una Porsche. Quindi questo forse l'ha detto anche lui. La scatola è figa. Io sono anni che non monto Lego. Io mi piace tantissimo di Lego Technic, giusto? Si chiamano così? Lego Technic. E oggi ho questo onore. Allora, taglierino. Il famoso taglierino. Eppure rosa ancora particolare, vabbè, comunque. Questo è tagliato. Questo tagliato. Un momento, questo quanto del taglio è sempre. Ok, ma dopo io, questa è combinata. Scusa, cioè, prima fai. Sai l'abitudine, no? Tipo i bambini quando. È come quando, no? Non so se mi è capitato. Regala, vai. Almeno fa quelle volte. Dai regalo uno al compleanno, talmente che non te ne accorgi più. E cominci a scartare quello che guarda, così che scusa, era mio. Vabbè, vado. Vai. Oh, wow. Le ruote della macchina mia mi servono. La wow. Smart più o meno sono grandi qua. Questa? Questa la mettiamo da parte. Io la voglio lanciare un palo. Ok. Le scatole della Lego non si lanciano, almeno qua non si lanciano. Okay. Perché sono da collezione? Perché sono da collezione? Dai, oggi sei. Ah, sono padrone? Ma proprio ospite padrone. Oggi sei tutto padrone. Anche. Questo può essere il manuale? Quella è la Bibbia della Porsche. Anche il manuale è imbustato. Questo ci piace perché vi spiego. La Lego prima metteva il manuale libero nella scatola. Cosa che non ci piaceva, soprattutto a chi colleziona, era che poi si spiegazzava tutto: le pieghe, le orecchie, eccetera. E invece hanno imparato a imbustarlo, questo ci piace, questo va bene così, e anche a mettere gli adesivi dentro, così non si piegano, non si rovinano. Ecco, me l'ho rovinato io perché l'ho piegato. Però va bene, dai, ok. Quindi come si apre? Pure qua la collezione ha preciso o posso... Allora, questo lo puoi aprire tranquillamente, non c'è problema. Aprilo tanto la busta, tanto per le buste le buttiamo tutte. Oh, perfetto. Beh, pezzi... Allora, il numero dei pezzi di preciso non lo so, ma ci informeremo su questa cosa qua, perché di solito c'è scritto sulle scatole, ma qui no. Prendo carta e penna, segniamo man mano che montiamo. No. Questo lo posso fare. Vabbè, questo lo puoi buttare, questi li mettiamo da parte perché sono veramente belli.
veramente belli, 27, 28, 30, 47, 50, 51, 56, no, 51, 51 adesivi da attaccare con tantissimi particolari, eh? Addirittura la mappa del circuito. A proposito, preferisci Technic, preferisci più Lego normali, preferisci più... Allora, diciamo Lego, che... Lego bimbo. Allora, io mi piacciono le Technic perché almeno all'epoca erano quelle l'evoluzione, no, di quelle normali, quindi sì. I primi ingranaggi. Però so che esistono, dal primo video che ho visto tuo, so che esistono anche adesso il connubio, no? Quindi Technic tradizionali, sì, insieme. Sì. Ok. Che figo, quindi... Va bene ragazzi, bando alle ciance, noi montiamo e ci vediamo dopo per le considerazioni finali, sempre con Luca, pro e contro, pagella, eccetera, eccetera, ok? Ci vediamo dopo, buon time lapse. Ragazzi, cominciamo.
qua, ragazzi. Abbiamo finito da poco questa bestiona da corsa. Che dire? Beh, le dimensioni l'avevamo detto che erano belle importanti. Guardate, vi faccio vedere anche rispetto all'ultima che avevo montato io. La scala più o meno è la stessa, quindi credo 1 a 8, non lo specifica sulla scatola, ma dato che quella la Ecto 1 di Ghostbusters è 1 a 8, no, l'hai rotta? Rimontata. Pregi, difetti, allora, pregi sicuramente tantissimi, dal livello del dettaglio anche degli interni ci è piaciuto molto, il fatto che sia ammortizzata su tutte e quattro le ruote, quindi quattro ammortizzatori indipendenti, molto, molto bella anche quello. Anche dietro è ben fatta, tutti i fari proprio che riprendono la macchina originale, poi magari vi mettiamo qualche, mentre noi parliamo, qualche immagine anche della macchina originale. E questi sono in grosso modo i pregi, non so se vuoi aggiungere... Sì, ho un dettaglio che secondo me non era scontato, che era questo qua sotto, che abbiamo montato pure questi, che in teoria non servono a niente, però ma magari servono nella macchina, però magari nella macchina ci stanno, anche se non si vedono quando è così, però è un dettaglio che ci hanno messo, sì, quindi è fatta davvero bene, cioè io non... sì, cioè io sono tanti anni che non le facevo e grazie a Lollo sono tornato pure un pochino bambino perché mi sono divertito troppo a farla. Difetti, se vogliamo proprio andare nello specifico dei difetti, io personalmente avrei preferito magari meno adesivi perché sono stati abbastanza tosti da mettere, soprattutto questo dell'alettone qui dove c'è scritto Bosch, che è fatto in tre pezzi, quindi bisogna mettere tutto allineato nel modo giusto perché altrimenti viene fuori a schifezza e... quindi ci abbiamo perso un po' di tempo. Questa è la differenza tra un professionista Lego e uno così. Quindi noi livello pro. E quindi avrei serigrafato magari questo qua che è grande, che è difficile da mettere, quindi avrei serigrafato questi tre pezzetti qua, magari qualcosa qui su pure. Qui c'è tutto il cofano dietro, avrei preferito magari una cosa un po' più riconosciuta tutto qua. Poi ci sta pure che magari qualcuno la vuole spoglia, non voglio mettere adesivi, la lascio così, la però personalizzata. Però così è si molto Ferrari, più però così è molto più bella, dai. Non mettere gli adesivi o metterne solo alcuni non mi sembrava proprio il caso, no? Quindi dicevamo, gli interni molto belli, molto dettagliati, c'è qualche cosa che richiama anche lo sport, insomma, diciamo, c'è anche una parte dove c'è la mappa del circuito, di un fantomatico circuito, sì, credo. Poi c'è pure quel disegno del... sembra tipo un monitor. Che sembra un po' un videogioco degli anni 90, sì, le macchinine una fianco all'altra. Avrebbero potuto magari fare qualche accorgimento in più. Anche perché parliamo comunque di un set medio-alto, no? Perché siamo comunque intorno ai 150-180 euro, non ricordo bene il prezzo di preciso, ma comunque vi lascio i link in descrizione e andate direttamente a vederlo lì. Comunque siamo sopra i 100. E avrei preferito magari qualche cosettina in più, anche dicevamo dei fari con Luca, la macchina originale ha sì i fari bombati così ma sono un po' più nascosti, magari avrei messo, non so, invece di così. Invece magari di questi rubicini qui bianchi avrei messo qualche pezzo in più. Allora il faro l'ho fatto più allineato, o magari a questo, sì, o più copano. Dritto, oppure magari che scendeva un po', quindi nascosto e usciva solo fuori la cupola. Tutte piccolezze, vabbè, che magari, però è bellissima, dai, siamo divertiti. Io personalmente non mi sono mai annoiato nel montarla, sono tutti dei pezzi diversi, sia dalla base, poi salendo, sì. Sembrano insomma tutti pezzi abbastanza diversi, momenti diversi di montaggio. Sì. Altra cosa, se proprio, se vogliamo dirla, qua è un po', ok che è una macchina da corsa, quindi giustamente ha solo un posto ed è corretto, però magari qualche cosetta in più sul lato passeggero di qua, lato passeggero tra virgolette, l'avrei messa magari. Ah, un'altra cosa. Non so, vorrei. Poi il tergicristallo c'è stare così, no? Comunque stiamo parlando di Lego, ma cioè il movimento, a me non penso che sia così, è così,
cioè dovrebbe, cioè non è che a casa fa tipo una mazzetta, uno ti vabbè rompo il vetro, cioè, vedendo pure la figura dietro, a meno, ecco, sì. A meno che non un tergicristallo è a meno che è così, vabbè, è così, è così, vabbè, comunque penso che sia un tergicristallo, è comunque un modellino da tenere là e non da, ah no? Sì, io già l'ho messo la batteria, ci stavo dentro e non da correre. E questo è quanto. Io darei un bel 8. Un bel 8 alla. Sì, non c'ho esperienza, quindi confermo. Io darei un bel 8. Confermo. La Ecto One è tutt'altro mondo, merita un 9. Avrei anche là serigrafato qualche cosettina in più. Però questa è. Ci è piaciuta. Sembra proprio un più uniforme. Vabbè, questo, magari, beh, questo è pure un modello. Questo è un Technic e basta. Ok. Quella è un Creator Expert, quindi c'ha più cose, okay, e c'ha più pezzi Lego, quindi alla fine copri un po' quello che fai. E comunque questa è uscita, mi sembra, qualche anno fa, quindi l'anno scorso, 2019. Tu mi vuoi dire che tu l'hai comprata, non l'hai montata? No, io l'ho comprata un mese fa. Ah, ok. Sennò sarebbe proprio... No. È come le caramelle, la pizza... calda e come ne voglia che faccio a casa te con la mostrella. No, purtroppo per mio gusto ho montato il Defender, anzi vi propongo questa cosa qua per il bene della scienza. Lo ricompri? No, per il bene, lo regali, questo botto lo rimonto. Per il bene della scienza lo smonto tutto e scrivete nei commenti se volete un video dedicato al Defender, quello uscito l'anno scorso. Tu lo sei smontato, vero? Cioè, per la scienza. Noi per almeno il bene quanti, quanti mi piace? Per il bene. C, di una a testa. Un mi piace a testa. Quando arriveremo a 100.000 iscritti. Allora sì. Un mi piace a testa di quei... Tre. È come le pose delle posame. Sei. Per il bene della scienza. Torniamo seri. Profilo giusto. Tutto qua, ragazzi. Ci vediamo nel prossimo video, nel prossimo set o nel prossimo unboxing. Magari con Luca o con qualcun altro, ma vediamo. Perché so che qualcuno vorrebbe montare con me altre Lego. Però altri compagni di avventure, non solo Luca, perché già mi hanno chiesto di montare set che ho acquistato. Perché se no mi si offendono. Ho detto, poi monti tutto con Luca e quindi. Donne, per esempio? Donne. Vi faremo sapere, vi aggiornerò. A proposito, vi metterò anche in descrizione il link alla mia pagina Instagram, perché lì metto tutti gli spoiler, sai, no? Okay. Quello, il prossimo set, quelli che stiamo montando, un accenno, un coso. Scusa, ma una domanda, ma dove mi viene il tuo canale e non metti anche il link al canale YouTube? Certo. Link al canale di Luca, che parla di un sacco di cose interessanti. Il prossimo video lo possiamo dire che è culinario? Dipende da quando esce questo video. No, il prossimo. Aspettate, il prossimo. Il prossimo è un'intervista. Però non vi dico con chi. Non vi dico con chi. La prossima è un'intervista. E poi ci sarà un video culinario. Però. Culinaria. Culinaria. Guarda, lo dico qui. Esce domani. Adesso non so quando c'è questo video, ma oggi è. Il 3, le 20.06, domani a mezzogiorno esce il video culinario, quindi, quindi se tu entri domani a mezzogiorno monti il video, lo fa uscire. Ok, quell'altro però là. E quindi niente, è già, il video culinario è già uscito! No, anzi vi dico, c'è un'intervista, visto che siamo nel mondo Lego, giochi così, di un appassionato di carte Pokémon. Ci sono ancora gli appassionati di carte. Eppure, insomma, avanti con l'età. E da quanto ho capito è uno dei numero uno in Italia. Quindi ammazza. Andate nel mio canale e vi andate. Va bene, ragazzi, per il momento è tutto. Ci vediamo nel prossimo video, con il prossimo set o con il prossimo unboxing, ok? Grazie a Luca che mi ha aiutato in questo fantastico. Grazie, percorso. Grazie a voi, è stato un onore. Ok, ciao, alla prossima.